Siamo alla Luban di Castelleone, buongiorno Giovanni. Buongiorno amiche e amici di Newscamp. E domani dopo c'è il Porte Aperte. Sì. Allora, la domanda classica sorge spontanea. Ma perché mai io dovrei venire a un Porte Aperte organizzato dalla Luban? Punto di domanda. Ok, il Porte Aperte organizzato dalla Luban avrà ovviamente due sedi, perché Luban è presente su Milano e su Castelleone in provincia di Cremona. Questo Porte Aperte è fatto per le persone che vogliono iniziare con un camper usato e quindi affacciarsi a questo fantastico mondo del plein air, e noi cerchiamo di aiutare dei nuovi clienti a iniziare col piede giusto. Quindi più che venditori ci riteniamo consulenti e vi sapremo consigliare per un acquisto oculato, un acquisto giusto, un acquisto al giusto prezzo e con gli accessori adatti alla vostra tipologia di vacanza e al vostro nucleo familiare. E tra l'altro, bisogna dirlo, solo ed esclusivamente per questi due giorni ci saranno degli sconti speciali che arriveranno fino al 40%. Gli sconti fino al 40% sono previsti sulla gamma usato di Milano e di Castelleone. E ricordo che tutti i nostri usati hanno garanzia 36 mesi sulle infiltrazioni d'acqua, per dare il camper nel miglior modo possibile e nella sicurezza più totale. E poi giova ricordarlo che l'usato non è solo di camper ma anche di caravan, giusto? Assolutamente sì, abbiamo anche delle proposte caravan per, ripeto, anche in quel caso qualsiasi nucleo familiare, dalla 4 posti alla 6 posti al 5 posti, dalla più piccola alla più grossa roulotte. Bene, allora adesso a questo punto non resta che alzarsi e far vedere qualche presentazione, qualche idea di camper usato. Mi hai anticipato. Bravo. Ok, andiamo allora. Siamo a bordo di una Fendt Saphir 490 TKM, è una caravan tedesca e top di qualità. Tra i maggiori pregi possiamo identificare il gavone autoportante nella zona anteriore della caravan, sicuramente una caravan piena di spazi con una vivibilità anteriore straordinaria, dettata dal fatto che ha una dinette molto ampia, molto luminosa, con le tre finestre sul lato davanti e sui due lati esterni. Ricordiamo le pareti anticondensa, che sono molto importanti soprattutto per chi fa campeggio invernale, e ricordiamo la straordinaria efficacia delle pareti e della costruzione di queste pareti, che qualitativamente è al top rispetto ad altre caravan. I due letti posteriori sono fissi, due letti a castello? Sì, sono castelli posteriori fissi, ha una doppia dinette, una dinette sfalsata, diciamo, che praticamente equivale alla metà della dinette precedente. Sì, tra l'altro ho visto che ha le pareti anticondensa anche sì, dietro. Anche dietro sui letti a castello, perché il letto a castello inferiore è quello più vicino alla finestra che dà poi sul portabici. Ok, e posso far vedere il bagno? Certo che sì. C'è dentro nessuno, busto no, primo? No, no. Prego. Messo, scusi un bagno molto comodo per una cara. Sì, decisamente. Va bene, andiamo? Vediamo un camper. Adesso siamo a bordo di un McLewis Tandy 640, è un camper molto comodo per una famiglia da 4, 5, 6 persone, letti posteriori da un metro, quindi molto ampi, finestre in basso sul letto posteriore inferiore. Ecco,
Fatto. Frigo alto. Piano cottura. Piano cottura intelligente con 4 fuochi, scalda pane e scalda vivande. Doppio dinet, che rende la vivibilità nella zona anteriore del camper eccezionale. Mansarda enorme, montata su un motore 2.8 turbo diesel, ovviamente climatizzato. È un camper ideale per una famiglia da 4, 5, 6 persone, proprio per la vivibilità enorme che ha nella zona di netta avanzata. Fantastico. Adesso che ne dici se andiamo un attimo nel market così vediamo due accessori? Andiamo. Eccoci nel market. Non ti dico di farmi vedere tutto, eccetera, però un solo accessorio, un solo articolo, però uno per cui vale la pena venire, che uno dice, caspita però. Ok. Allora... un articolo per cui abbiamo ricevuto tante news e tante domande sono degli oscuranti termici esterni che ovviamente ci sono sia per il Ducato 2.3 130 cavalli nuovo, quindi l'X250, sia per il vecchio Ducato, sia per il Ford Transit, sia per l'Iveco e sia per i motorhome della serie Elnag e Mobilvetta. Quindi questi sono gli oscuranti termici, quelli che coprono praticamente tutta la parte anteriore. Parliamo di cofano e vetro, quindi oscuranti termici totali, sia cofano che vetro. Esterni. La cosa interessante di questi prodotti, che oltre ad essere dal punto di vista qualitativo ottimi, è il prezzo, perché li vendiamo a coppia 125 euro. Quindi con 125 euro, io che ho un Ducato 2.303 cavalli copro totalmente il muso del Ducato. Ok, capito, forte chiaro, ricevuto forte chiaro. Okay. Adesso andiamo a far vedere un attimo l'officina. Sì. Siamo nella nostra officina, Castelleone Cremona, e qui noi eseguiamo qualsiasi tipo di installazione, qualsiasi tipo di assistenza, ovviamente impianto idraulico, impianto elettrico, impianto gas. Facciamo i tagliandi delle infiltrazioni del camper Elnag, Chausson, Giotti, Knaus per le Caravan, e siamo centro installatore di praticamente qualsiasi marchio, accessori ovviamente. Va bene, allora a questo punto, facendo un riassunto della situazione, siamo riusciti a rispondere alla domanda del perché vale la pena venire a Castelleone. E soprattutto domani e dopo. Soprattutto domani e dopo per voi. Grazie. Grazie a voi.